Cari viaggiatori delle terre del Salento, ben trovati! Continua il nostro viaggio di conoscenza ravvicinata delle sentinelle in pietra che sorvegliano il nostro litorale. E continua il nostro viaggio lungo l'arco ionico, ma saluta la provincia di Taranto per raggiungere la provincia di Lecce. E di fatto oggi siamo a Porto Cesareo, nella frazione che prende il nome da questa grandissima torre alle mie spalle, Torre Lapillo. Anche come torre di Santo Stefano, con i suoi 17 metri d'altezza, è una delle torri in assoluto più imponenti del territorio. Come vedete, la sua struttura ricorda moltissimo quella di Torre Colimena che abbiamo conosciuto nel territorio di Manduria, quindi ha una tradizionale base quadrata e poi guardate, si vedono ancora i beccatelli e anche le caditoie, la cornice, la corona, il classico coronamento che si trova in cima alle torri costiere. E poi c'è questa scala d'accesso con tre archi, di cui l'ultimo in realtà ha una costruzione storicamente più recente, perché inizialmente questa struttura terminava con un ponte levatoio. Sorvolando la torre si può ammirare un panorama veramente variegato, nelle sue immediate vicinanze una distesa rocciosa e poi i 4 chilometri di spiaggia che a sud la collegavano con Torre Chianca. Oggi questa torre è fruibile al pubblico ed è anche diventata un punto di riferimento per la conoscenza approfondita del territorio, delle sue bellezze, delle sue risorse, ma anche per l'arte e la cultura in genere. Tra le due torri una distesa di sabbia finissima e bianca e un mare cristallino che sembra quasi interminabile, il tutto circondato dalla verde macchia mediterranea che fuoriesce dalle dune sinuose modellate dal vento caldo del Salento. A nord Torre Lapillo comunicava con Torre Castiglione, di cui oggi sono rimasti, come vedete alle mie spalle, questi modesti ruderi che sorvegliano però una baia davvero incantevole. Ed ecco la Torre Chianca alle nostre spalle che sorge nell'omonima frazione sempre di Porto Cesareo e fortunatamente questa sentinella maestosa e bellissima è stata ben conservata e quindi possiamo ancora ammirarla in tutto il suo splendore che risale al 1500. Thank you.
e di fatto, come tutte le torri di quel periodo, presenta una classica base quadrangolare e fu riutilizzata sempre per fini bellici anche nel Secondo Conflitto Mondiale. A dividere i due piani che la compongono, una cornice e un coronamento con doppio cordolo. Anche nota come Torre di Santo Stefano, sorge su una penisola, su una piccola penisola nelle vicinanze della località nota come Scalo di Furno. Importante sito archeologico dove sono stati individuati i resti di un villaggio abitato, pensate, sin dal periodo protostorico. In questo specchio d'acqua sono state poi ritrovate le colonne romane che hanno praticamente reso celebre questo fondale, che con molta probabilità erano il carico di una nave che ha dovuto soccombere al Mare Grosso. Ma cosa custodisce oggi questa signora in pietra? Custodisce le tracce della storia di questo territorio, come ad esempio una copia della statuetta del dio Thoth che, pensate, fu ritrovata proprio qui vicino, a pochi metri da questa costa. Siamo negli anni 30 e un gruppo di pescatori, durante una battuta, tira sulle reti e trova questa sorpresa. L'originale da allora è custodita nel Museo Marta di Taranto, mentre una copia si trova proprio qui ed è possibile ammirare ancora quella traccia di storia che risale ad epoca romana e che è di derivazione e di fabbricazione egizia. Il contrasto tra i colori vivi di questo mare, il candore della sabbia e poi il verde acceso della macchia mediterranea rendono questo contesto davvero affascinante. Ed è da qui che vi saluto oggi per poi darvi appuntamento, come sempre, a venerdì prossimo.